Intanto il sindaco di Roma, l'attuale sindaco di Roma, confonde la fognatura nera con la fognatura bianca, perché i tombini, molti tombini che sono saltati nella città, nella capitale, sono quelli della fogna nera. Vuol dire che il sistema fognario romano, che dovrebbe essere un sistema Ma è sigillato, quello della misto, fognatura nera, ma Roma è misto. ha delle infiltrazioni importanti della fognatura bianca, cosiddetti troppo pieni, eccetera. Ma qui a Quindi Roma c'è, questo è un però tema oggettivo, ma no. poi spiegheremo al sindaco Raggi come funziona, ma questa è un'altra questione. Le manutenzioni Vuol venire sono lei a fare il fondamentali, sindaco a 99 Roma? su Mallegni, 100. vuol venire lei a candidarsi a fare il sindaco? Guardi, No, sta bene dove sta. ci spieghi grazie, le fogne di grazie, Roma, va grazie, bene. sto bene dove sto. Grazie, sto bene dove sto. No, ma guardi, io capisco che sono argomenti che forse non sono interessanti, No, ma sono sono molto alla base delle interessanti. manutenzioni del territorio, perché la rete fognaria bianca e nera è l'elemento Ma cardine Roma c'è un per misto un buon allora. deflusso delle acque. Esatto. Quindi, detto questo, però, la questione delle manutenzioni oggi è affidata, per la follia di questi anni, a una serie di aziende, in particolare per quanto riguarda la rete fognaria nera, che sono diventati dei mostri che hanno allocato personaggi, personalità, eccetera, in questi anni i trombati della politica, e li abbiamo infilati tutti nelle aziende partecipate. Sì, lo Questo è un sappiamo, a altro Roma lo tema, sappiamo perché bene. quando prima Realacci faceva un ragionamento che condivido e faceva l'elenco delle cose da fare, la prima cosa che bisogna fare non è quello di fare una riforma come quella Madia circa se tu non hai un'azienda che guadagna. No, se l'azienda serve si fa. Ma la sovrannumerazione di questi enti che si affastellano sopra le responsabilità dei sindaci Questo non sono hanno più d'accordo. senso. Quindi dobbiamo tornare alle funzioni associate obbligatorie dei comuni, che si riprendono in mano l'aspetto sociale. Ma guardi, non c'entra nulla col tema di stamani, ma anche la sanità, per esempio, una volta veniva affidata ai territori dove l'insieme dei sindaci, su un'area importante, ragionavano in funzione delle esigenze del territorio. Oggi conta solo il budget e infatti la nostra sanità è impicchiata. L'altra questione è un fondo di emergenza immediato. È per forza obbligatorio perché, riprendo quello che diceva il governatore della Toscana, oggi servono 300 milioni a Livorno e bisogna darglieli. L'altra questione ancora è il superamento del codice degli appalti in caso di emergenza. Certo. Eliminazione dal patto di stabilità, Ma eliminazione del c'è codice degli appalti in questo caso, perché già non nel possiamo codice degli pensare che ci appalti, siano sempre dei sindaco. delinquenti tra gli amministratori. Onorevole Realacci, le parlo a cognizione di Sì, ma causa. Quella anch'io. norma che regola, Nell'emergenza si quello, supera il no, no, codice ma degli appalti. senza volerle togliere nulla. Però il codice degli appalti oggi, in particolare dell'emergenza, addirittura rende i soggetti, prendiamo l'esempio del terremoto, delle stazioni appaltanti. Allora le faccio un esempio: una signora di 84 anni che ha un problema sul terremoto, che gli è venuta giù la casa, eccetera, deve fare una gara fra cinque aziende, che si chiama a trattativa Sì, privata. ma Se lo immagina lei, una signora di 84 anni, per il superamento del codice degli appalti, in questo caso non la signora funziona. non è sottoposta al Io codice degli glielo appalti, dico. sindaco. La signora non è Sì, è sottoposta al codice degli sottoposta, lei appalti. non lo Che sta sa. dicendo? No, lo No, so benissimo. Un privato mica deve usare il onorevole codice degli Realacci, lei appalti. non lo sa. Ma no, lei non Non lo è sa. vero, non Un è vero, allora privato lei non non lo deve sa. usare il No, non lo codice degli sa, appalti. non lo Allora, sa. sindaco, siccome stiamo Non è dicendo due cose assolutamente chiare, vero. si Nel può caso del verificare. terremoto, non è vero. Ma lei cittadino che Chiedo deve fare un scusa. lavoro deve usare il No. codice degli appalti. Ma Ma che scusa, sta soldi dicendo? pubblici, Ma che sì, sta dicendo? Sì, Ma conti esatto, pubblici, ma non signora, la signora lui ha dice detto la appalti. signora. Ma Così, questo stava dicendo, dai, no, la signora sì, esatto, una signora che usa signora, risorse io. pubbliche. Cioè, invece il comune ha ragione, sul comune ha ragione, Chiedo la signora scusa, no. no, chiedo scusa, ha ragione Gianni Alemanno. Se io uso risorse pubbliche per quanto riguarda la Appunto, ricostruzione in questo ma non la momento, signora, nella quindi, zona che di sei, Camerino, un le faccio un privato. esempio. Anche se sei un Ma guardi, privato. Ralacci, anche se sei un privato, la signora anziana, 84 anni, se deve fare con risorse pubbliche per la ricostruzione della propria abitazione per un contributo, deve seguire No, obbligatoriamente il codice degli appalti. no, È una follia. no, non È è una così. follia. È C'è un così. filtro prima È per avere così. le risorse e Lei poi non è prende l'azienda che informato. vuole. No. Ma vabbè, Ma che ci sta a sindaco, fare il facciamo un passo Parlamento avanti. lei? Non è Parliamo d'altro, su informato. questo Lo non è sa qual è il vero. problema? No, il Vabbè. passo avanti. No, il passo avanti, mi perdoni, Sì. mi guardi, io non voglio gridare, però No. le dico, il passo avanti lo sa qual è? Ed emerge con questa sua affermazione.
che stare troppo tempo in Parlamento vi toglie la realtà delle cose. Dovete venire ogni due anni e mezzo. Mi scusi, mi faccia finire. Sì, poi vado dalla Preziosi che volevo chiederle una cosa. Io propongo da anni che ogni due anni e mezzo di Parlamento voi veniate sei mesi a fare l'amministratore in comune. Ma io ci giro comune. Con e tutte le gambe, altrimenti sindaco, quello che voi, ma un conto è girare detto una cosa e un falsa, conto è operare. Che un privato cittadino per dare no, dei lavori l'ha detta lei fare falsa. Dei lavori con fondi pubblici. Non è vero, non confondiamo le persone. È vero, ha ragione, lei aggiungo, non è informato. Ha ragione. Lei non è informato ed è grave del fatto che lei sieda in Parlamento e si occupi di queste cose. Ma io allora, alle prossime elezioni Realacci viene a fare il sindaco di Pietrasanta e Mallegni viene in Parlamento. Poi ci sono quelli che vogliono... Senta, Preziosi.